I consiglieri regionali Chessa, Maieli e Marras lasciano il Partito Sardo d'Azione e passano a Forza Italia. Vediamo il servizio di Salvatore Carboni. L'obiettivo di questa conferenza stampa è quello di annunciare l'ingresso di tre consiglieri regionali della Sardegna, tutto il gruppo del Partito Sardo d'Azione, in Forza Italia. In Sardegna cambia la composizione del Consiglio regionale. L'intero gruppo del Partito Sardo d'Azione, formato da tre consiglieri, ha ufficialmente aderito a Forza Italia. Questa mattina alle ore 10.30 presso la sede romana di Forza Italia è l'annuncio ufficiale del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. I consiglieri coinvolti presenti alla conferenza di questa mattina sono Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras, eletti rispettivamente nelle circoscrizioni di Cagliari, Sassari e Oristano. Con il loro ingresso, Forza Italia rafforza la propria presenza in Consiglio regionale, portando a sé il numero dei suoi seggi, consolidandosi così come il secondo partito di opposizione per rappresentanza in Sardegna. Alla conferenza presenti anche altre figure di rilievo del partito, come il segretario regionale Pietro Pitalis e il capogruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. Presente anche Ugo Capellacci. Noi lavoriamo per costruire il progetto alternativo a questo campo largo, perché vorremmo alle prossime elezioni regionali essere protagonisti ed evitare il perpetuarsi di una situazione che ancora una volta dimostra la inadeguatezza di questa giunta regionale e di questo campo largo nato solo per sconfiggere l'avversario e non avendo fra di loro punti in comune. Con l'uscita di Chessa, Maieli e Marras, il Partito Sardo d'Azione resta senza rappresentanti nell'Assemblea regionale, aprendo così un nuovo capitolo politico nell'isola.